per me non è una fatica, ma quella età lo era. E tutte le sere, anche quando non stava bene, anche quando ormai non aveva più la capacità di locomozione che aveva un tempo, veniva perché voleva parlare con me, aveva questa necessità quotidiana. Ed io ero costantemente impegnato nei problemi che erano più grossi di me, gli facevo capire, avevo sempre problemi, il processo, l'udienza del giorno dopo, i fascicoli da studiare, era sempre un'emergenza dietro l'altra. Dopo un po' gli facevo capire che insomma era di peso e lui con la coda tra le gambe se ne andava. Ora, perché? Perché si pensa che c'è sempre un domani, no? Che poi si può recuperare domani, che tanto domani ci si vede, quello che non mi hai detto questa sera me lo dirà domani, e domani richiamo un altro domani, invece poi arriva la morte, perché c'è sempre un punto in cui il domani non c'è più. E lì purtroppo è chiaro che nascono i rimpianti, no? Perché quello che non si è fatto non si può più recuperare. Ecco perché in qualche modo mi sono sentito un po' in dovere, un po' uno scrupolo verso questa persona che ormai è scomparsa, e temo che sia un rimpianto molti di noi potrebbero avere se non prestassero più attenzione a queste persone anziane che alla fin fine poi non ci chiedono molto, ci chiedono solo di essere ascoltate un po'. Permettetemi di inserire tra un intervento e l'altro alcuni ringraziamenti che sono doverosi. Innanzitutto agli amici del centro Lavoro, tutti ovviamente, grandi e piccoli. Poi le tre aziende leader di Galatina, Colagem per la cultura, nella persona dell'ingegnere Giovanni Vincenzi, direttore dello stabilimento di Galatina, le fonderie dei Riccardis, dei fratelli dei Riccardis, la Zincogam dei fratelli Giurgola, che hanno contribuito alla realizzazione anche del testo. Per quanto riguarda il corredo fotografico, un ringraziamento ad Antonio Congedo di Click Art di Sogliano, al CSEC di Nardone, la persona del direttore, la sezione Reduci Combattenti di Matino e del presidente Nini Carlino, l'Arciconfraternita della Madonna Addolorata nella persona del presidente Biagino Buccella, e per l'allestimento di questa sala, per l'organizzazione, per la pubblicità, l'Associazione Culturale Galatina Letterata nella persona della dottoressa Rosanna Lerter, che saluto. Possiamo passare la parola al professore Vallone, che ha curato la presentazione anche del libro. Grazie. Beh, io, voi sapete, non sono un letterato, quindi dopo quello che ha detto Antonio Nardone non è che abbia molto di più o molto di diverso da dire. Cercherò però di dirlo, perché le impressioni di un lettore, no, fanno in qualche modo o mostrano la fortuna, la capacità di prendere il pubblico che ha in un libro, quindi tutti possono dire qualcosa. Io condivido quello che ha detto Antonio Adomo, ci sono degli aspetti profondi, lui poi l'ha detto da alto magistrato qual è, che vede i problemi della solidarietà, vede i problemi del dialogo difficile tra generazioni, proprio quando si interrompe un certo vissuto che va ricostituito, lo vedi dal campo, quindi l'ho detto credo anche in relazione, tanto più importante che lo dica lui, perché, o che lo dica Mimmo Martina, che anche lui è stato, diciamo, attivo in questo campo, diciamo, di difficile convivenza con gli altri, o dove si può più facilmente vedere la difficoltà che hanno gli altri nel vivere. Beh, allora forse questo è uno dei punti precisi su cui bisogna, il libro di Martina ci invita un po' a pensare, no? In cui possiamo, forse così si sente meglio, ecco, possiamo tutti interrogarci, e soprattutto lo faremo dopo aver letto. In realtà però, per entrare più nel merito, forse sarà opportuno notare che questo è in realtà il secondo, la seconda opera, il secondo libro di Mimmo Martina, e Storie salentine dal vissuto di un novantenne, che diciamo viene a due anni dal precedente, mi pare Il sonno e il cibo, e badate, è certamente un tutt'uno, cioè un dialogo con se stesso che inaugura Martina nel 2008, probabilmente anche da prima, che vede queste due scansioni ben precise su cui noi dobbiamo interrogarci, e che non lo faremo chiedendoci ma che genere letterario sta impegnando Mimmo Martina, no? Perché io questo problema, Mimmo, me lo sono un po' posto, forse ne abbiamo anche parlato, in realtà non direi che siamo di fronte ad un romanzo, non so se
dovessimo usare le più elementari tra le figure letterarie, però non direi nemmeno che siamo di fronte a un saggio tipo sociologico oppure a una ricerca antropologica impegnata su quel campo difficile di questa ricerca, importante di questo, di questa ricerca, che è Galatina, perché Galatina è comunque centrale, Galatina è al centro dell'attenzione anche dell'immaginario individuale di Martina. Siamo di fronte a un tipo di scrittura che per adesso non ci conviene definire, è un tipo di scrittura forte, un tipo di scrittura nella quale ci sono molti elementi di passione, molti elementi di forte convinzione, che lascio, diciamo, alla scoperta del lettore. Ma mi soffermerei piuttosto all'interno di questo problema posto, cioè ma che tipo di scrittura è questo, sulla figura centrale di Nonno Cicci, che è stata ovviamente evocata, che è figura centrale anche perché non è centrale solo in questo, ma anche nell'altro libro, una biografia peraltro reale, perché Nonno Cicci non è un personaggio, se ho capito bene, c'è della reticenza, Mimmo, non dirci tutto. Insomma, mi pare di aver capito che Nonno Cicci sia effettivamente una persona reale, anche perché io che leggo i libri vedo che c'è una fotografia di Nonno Cicci, a pagina 64. Quindi siamo di fronte ad una esistenza, ad un'esistenza effettiva, un'esistenza reale, ma ciò non toglie che non ci sia un po' di più in questa scrittura della sua stessa esistenza. Il Giulio Redondo dice è una metafora, io gli do ragione, una metafora nel senso che è impegnato questa figura che ha un'esistenza nello scritto ben al di là di quello che può essere stata la vita. È qualche cosa con cui anche gli altri si confrontano, è qualche cosa con cui si confronta anche Martina, che a un certo punto abbrevia probabilmente le distanze tra Cicci e il narratore, tra Cicci e Martina, e c'è un processo di identificazione, non che c'entra ovviamente, non biografico, non personale, ma nel vissuto, in certi modi di vivere che sono quelli di Nonno Cicci, che sono quelli che riportano un'attenzione fedele e anche con un certo gusto filologico il nostro amico Mimmo Martina. E quindi c'è questo aspetto particolare con il quale dobbiamo fare i conti, che ci propone anche qualche dubbio e qualche domanda. Nonno Cicci vive un'esperienza, diciamo, pienamente novecentesca, ma che ha il suo fuoco evidente nelle grandi canzoni italiane del primo Novecento, il ventennio fascista, e poi quel tornante drammatico, no, della Seconda Guerra Mondiale, con il quale noi non abbiamo nemmeno, noi oggi forse non abbiamo fatto fino in fondo i conti per quello che ha significato per noi come persone che vivono oggi quel passaggio da un'Italia che era non solo a Galatina ma in generale un'Italia contadina nella sostanza, soprattutto nel mezzogiorno, e che diciamo era anche l'Italia contadina e quindi della solidarietà naturale, delle affinità naturali, delle attività immediate, delle comunità che però di fronte a quel laboratorio drammatico della guerra, perché la guerra è stata drammatica anche nelle coscienze, ha trasformato la comunità in società, le affinità elettive e naturali si sono mutate ed è nato il problema delle regole della convivenza, non più affidate agli istinti, agli affetti, alle dimensioni naturali, ma al problema delle regole su cui fondare la convivenza. Questo è un tornante drammatico della storia italiana, secondo me, dal quale soprattutto il Mezzogiorno non si è pienamente, non dico ripreso, ma non ha pienamente preso conto di sé, di quello che ha pagato in quel tornante in cui sono emerse tanti problemi appunto di alta naturale della storia del Mezzogiorno. Ma in tutto questo, diciamo, Nonno Cicci offre semplicemente un pretesto biografico, è un personaggio che ha una lunga vita all'interno della quale ci sono queste scansioni che vengono usate proprio per la loro dilatazione larga, per la loro presenza interna. Ci sono anche poi, oltre questo elemento, alcuni spessori, che non sono puramente biografici, ma alcuni spessori narrativi, dove si usa sempre a pretesto non logici, che sono invece degli interessi, delle attenzioni, degli inviti, forse, che fa Martina al lettore. Io ve ne segnavo rapidamente, dunque ho promesso di essere rapido e lo sarò.
c'è un profondo interesse, uno spessore notevole per quello che riguarda la società galatinese, ma non la società in sé per sé.